Ragazze, ragazzi, eccoci con l'ultimo video di oggi, quindi l'ultima volta che mi siete truccata e vestita così e pettinata, tra virgolette, così. Ho girato diversi video oggi che poi non so se voi vedrete prima, durante, dopo, insomma, non so come li caricherò, però siccome sono a casa, avevo un attimino di tempo, mi sono voluta dedicare a questi video e quindi questo è il terzo che sto girando oggi. Inizio ad avere anche un po' di mal di gola, forse di cicciarare. Comunque, veniamo subito al dunque. Sono uscita, ho fatto un po' di spesa, sono andata all'euro. Ma che cazzo sto dicendo? Ho detto Eurospin perché la borsa è l'Eurospin. Alla Lidl, non confondiamoci. Allora, piccola premessa: io non ho una Lidl vicino a casa. Non è lontanissima, ma non è il supermercato, diciamo, che c'è sotto casa dove vai sempre a fare la spesa. È a qualche chilometro da casa mia, da 20 minuti, diciamo, da casa mia. Allora, quando abitavo prima a casa con mia mamma, non ce l'avevamo proprio vicino. Cioè, oddio, anche lì era qualche chilometro, ma non è, capito, quei supermercati che sono nella tua zona, quindi bene o male ogni tanto ci vai. Era proprio uno di quelli in cui non ero mai, mai andata. Dopo un po' che insomma iniziavo a informarmi qui su YouTube sul bio, mica bio, skincare, prodotti naturali, low cost, e ho scoperto la linea CN venduta appunto da Lidl, molto amata da tutti qua su YouTube, mi sono incuriosita e volevo provare alcuni prodotti, per cui un mese fa, 2 mesi fa, non ricordo adesso di preciso, ero stata per la prima volta alla Lidl, una Lidl non quella che sono stata oggi, ma un'altra che si trova sempre a qualche chilometro da casa mia. Non è comodissima, per me, però quel giorno ho detto voglio andarci, dovevo anche fare la spesa, quindi diciamo che non sarei andata appositamente per questi prodotti, ma ho unito l'utile al dilettevole, quindi ho fatto la spesa, che così ho visto anche un pochettino come mi trovavo con la spesa proprio di cibo e quant'altro, e ho preso alcuni prodottini. Io volevo i contorno occhi, non li ho trovati. Oggi ho detto vado a questa Lidl che è da un'altra parte, perché ho detto non volevo tornare nella stessa perché avevo paura nella stessa di non trovarli ancora, quindi ho cambiato Lidl. E ne ho scelta una che tra l'altro vicino a Tigotà, per cui non so se li vedete là dietro, ci sono un po' di roba in giro, un po' di sacchetti. Quello è tutto l'haul che vedrete poi, non oggi perché si è già fatta una certa, quindi ho altre cose da fare, non lo monterò oggi, ma non lo girerò oggi, ma ci sarà anche l'enorme video haul fatto da Tigotà, e anche lì ho preso una marea di roba. Comunque vabbè. Ne parleremo poi. Siccome appunto dicevo, Lidl e Tigotà sono molto vicini, ho detto vado lì e mi sono dedicata questa mattinata per appunto questi acquisti, e cercavo i prodotti della linea in limited edition estiva e questi due benedetti contorno occhi al melograno e alla rosa. Ma sarebbe bastato trovarne uno di quelli, veramente. Ma sono irreperibili, cioè ho chiesto anche a una degli addetti lì, una commessa, e mi fa guarda, li avevamo settimana scorsa, sono arrivati pochi pezzi, sono finiti subito. Bene, io credo che la prossima volta che andrò da Lidl chiamerò prima, gli dico guarda, li avete? Perché se no non vengo neanche. Se ce li avete tenetemeli da parte tutte e due, rosa e melograno, che così non ci penso più. Perché sono dei contornocchi talmente economici, ma con buoni ingredienti, che vanno a quanto pare subito a ruba. So che qui su YouTube vanno a ruba, però io non pensavo che nella mia piccola realtà di paese ci fosse tutto sto. Bah, non lo so, però sta di fatto che per l'ennesima volta non li ho trovati, e la cosa mi ha fatto un po' incazzare, devo dire la verità. Sono tornata da Lidl, sempre speranzosa. Ma nulla, allora mi sono sfogata un po' con la linea edizione illimitata, la Summer Tropical, di cui avevo Summer Tropical, si chiama Tropical Summer, vabbè, avete capito? Di cui avevo già acquistato 3 prodottini la volta scorsa, mi ero limitata a 3 quella volta. Poi ho visto veramente tantissimi video. Io nell'altra Lidl non avevo trovato tutti questi prodotti, quindi per curiosità avevo preso questi 3 e mi ero limitata a quelli. Questa volta ho fatto man bassa, quindi ho preso non tutti, ma quasi i prodotti almeno che mi interessavano, sì. Ho lasciato da parte cose per i piedi, ho preso un solo prodotto per i piedi,
ho lasciato da parte le cose per le mani, perché anche quelle non le utilizzo, e le cose per insomma, ho lasciato da parte qualcosa, non tanto, ma qualcosa ho lasciato da parte. Prima di farvi vedere però appunto l'edizione limitata, vi mostro gli acquisti generici fatti sempre alla Lidl. Prevalentemente appunto sono CN Tropical Summer e PH Bio, che è un'altra linea bio venduta sempre da Lidl, con dei prezzi un pelino forse più alti, ma pochissimo. Ho cercato di concentrarmi anche su cose in offerta, devo dire la verità, quindi mi sento abbastanza soddisfatta dei miei acquisti. Adesso li vedete tutti. Allora, per prima cosa ho preso, tiriamo fuori anche lo scontrino, che così, vabbè, io ho preso anche tipo l'acqua, ho preso un po' di cose, però prevalentemente la spesa è stata questa. Allora, la confezione da 140 dischette di cotone di CN o CN, non so come si dica, questi 140 pagati veramente veramente poco. Dove sono? Dischetti struccanti 0,99 per 140. Questi sono super 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 economici. Non so come siano, ma poco importa, nel senso che io faccio fuori talmente tanti di quei dischetti di cotone che, cioè, non mi frega la qualità del dischetto di cotone, detto proprio sinceramente. Voglio che costino poco perché ne uso tanti. Credo che questa sia la confezione in assoluto più grande che io abbia mai trovato in commercio a un prezzo così basso, perché calcolate che anche una confezione più piccina, forse fatto così, il formato standard, la si può trovare anche a 2 euro. Che è un prezzo improponibile, quindi adesso che so che da Lidl hanno questa confezione così grande a 99 centesimi, credo che ne farò scorta. Volevo prima comunque provarli, perché se è di quel cotone che mi si sfalda tutto, che mi rimane appiccicato sulla faccia, no. Però non credo e spero, ecco, che non sia così, quindi vabbè. Poi ho Questi. preso una cosa che non c'entra niente, ma mi piaceva la profumazione, quindi l'ho voluta prendere così, anche per Nicola, perché lui non ha questa fissa dei prodotti bio, quindi in realtà io sì, se gli piacciono glieli lascio utilizzare, ma preferisco utilizzarli su di me, ovviamente, visto che li compro io, e quindi ogni tanto caccio dentro anche dei prodotti che non sono specificatamente appunto naturali e bio, ma da tutti i giorni così. E quindi ho voluto prendere questo Shower Cream Tropical Mango, questo qui, che è un doccia crema. Il profumo fresco di mango rilassa e vizia i sensi, ed è proprio per il profumo che io l'ho utilizzato, cioè l'ho voluto prendere. Ha un profumo buonissimo, estivo, e volevo un bagno doccia, diciamo, così un po' passepartout, da far utilizzare anche a Nicola, che ne usa in grande quantità, perché lui fa la doccia molto più spesso di me. Oddio, in realtà adesso la stiamo facendo bene o male con tutti i lavori fuori in giardino che si fanno tutti i giorni entrambi. Tornando al discorso che sono un po' un'accumulatrice, che mi dispiace utilizzare dei prodotti perché poi non li ho più, è una cosa strana, ma è così, ho voluto prendere questo che poca spesa, ma buon profumo da utilizzare. E questo l'ho pagato veramente pochissimo, perché l'ho pagato 69 centesimi per 300 ml di prodotto, quindi veramente una cacchiata, veramente. Anche questo ha una scadenza, vi faccio vedere, che così vedete anche l'inci, che ovviamente non è bio. Metterà a fuoco, ecco qui, in caso fermate, stoppate. Allora, la scadenza, dicevo, anche qui è 2020, ed è riportata qui. E l'inci non è così male, però ha dei peg, ma niente di malvagissimo, devo dire la verità. O meglio, io non, ripeto, io non me ne intendo tantissimo, però so che se ci sono dimeticone, petrolati, queste cose qui, i peg, non vanno benissimo, certo, non moriamo ovviamente, però non sono sicuramente inci verdi, ecco, questo c'ha il peg, quindi non proprio, però non è neanche malvagissimo, ecco, ve l'ho, vabbè, ve l'ho messo prima l'inci, però
bloccate, anzi, se siete esperte di Inci che sapete dirmi questo com'è, mi fate anche una cortesia perché il prezzo è talmente basso che se l'Inci, anche se non è completamente verde, ma è comunque ritenuto accettabile, va benissimo. Va bene. Ed è questo. Poi ho voluto prendere una mini taglia e mi fa molto piacere che ormai anche appunto i supermercati Lidl piuttosto che Tigotà abbiano capito che le mini taglie hanno un grande potenziale. In realtà non sono. Allora, questa sì è super economica perché l'ho pagata 50 centesimi, ma quelle da Tigotà, per esempio, che ho visto poi, in realtà avevano dei prezzi piuttosto altini, quindi che non convengono rispetto alla confezione grande, questo devo dirlo. Però sono pratiche, sono comode e sono molto belline, attraggono proprio la vista. Quindi diciamocelo, l'occhio vuole anche la sua parte, quindi molto spesso il potere del packaging fa sì che ci andiamo a catturare tutta una serie di cose che poi volendo guardare bene non sono così convenienti, ecco, diciamola tutta. Perché magari ci sono un 20 ml, un 30 ml, un 50 ml di una crema piuttosto che di un qualcosa, di uno shampoo, di quello che è, che magari andiamo a pagare 1 euro quando la confezione grande che è 200 ml, per dire, la paghiamo 2-3 euro, quindi insomma bisogna fare un pochettino più attenzione. Però in questo caso sicuramente ne valeva la pena perché questa sono 50 ml e l'ho pagata 50 centesimi. La scadenza è imminente perché scade l'8 2018, ma per me va benissimo perché l'unico motivo per cui io l'ho acquistata, visto che anche qua non è nessuna certificazione niente, l'Inci non ho idea di come sia, ma c'è del dimeticone, l'ho già visto, e alla fine dell'Inci però c'è. L'ho presa perché siccome andiamo in vacanza e viaggiamo solo col bagaglio a mano, avevo bisogno di qualcosa di piccolino che potesse appunto passare insomma, come bagaglio a mano, all'interno del bagaglio a mano. Sapete che nel bagaglio a mano, quando si vola, si prende un aereo, possiamo portare solo un minimo di prodotti che devono avere un massimo di 100 ml. Questo si parla per i liquidi, quindi comunque in questo caso sì, quindi creme, bagnoschiume, bagno doccia, saponi, quant'altro, anche mascara, dentifricio, insomma, tutte queste cose devono essere chiuse in una busta di plastica trasparente apribile, quindi con la cerniera che si apre, si può aprire, si può chiudere, e non devono superare i 100 ml. Questa è 50, quindi perfetta. E noi molte cose abbiamo deciso che ce le prenderemo là. Perché viaggiamo con il bagaglio a mano? Direte voi, ma siete pazzi? Perché andiamo un po' all'avventura. Quindi questo è un altro discorso che tratteremo poi perché sono contentissima di questo viaggio, non vedo l'ora. Partiamo tra un mesetto circa, sono già tutta eccitata, cioè ho la testa là io ormai. Qui e là, vabbè. Cosa vi stavo dicendo? Andiamo in Thailandia, 2 settimane all'avventura in Thailandia solo con lo zaino, quindi col bagaglio a mano. Quindi dobbiamo essere comodi, portarci poche cose e per cui purtroppo non ho la possibilità di portarmi tutte le mie robine, ecco, meno che meno creme solari e quant'altro. Per cui abbiamo deciso che molte cose le prenderemo là. Siccome però abbiamo diversi voli interni e anche per i voli interni il bagaglio a mano è sempre 7 kg, quindi neanche 10, 7, è pochissimo e vale la stessa regola comunque del viaggio di andata, quindi pochi liquidi e sempre meno di 100 ml, ho detto metti che arriviamo là, però non riusciamo a trovare una confezione piccola come si dice, di latte solare, non possiamo stare senza protezione solare in Thailandia, questo è poco ma sicuro. Per cui preferisco partire con qualcosa di piccolo, di scorta, di mio, già da casa. Quindi questo è esattamente il motivo per cui ho comprato questa crema. Per 50 centesimi va benissimo. Ha una protezione 30, quindi alta. C'è scritto idratante con vitamina E resistente all'acqua. Ovviamente resistente all'acqua è la solita cagata che scrivono, ma si sa che non lo è. Se li avete utilizzati, sapete dirmi com'è, ditemi anche magari appunto come vi siete trovati voi sul viso, perché più che altro spererei che non siano di quelle creme che lasciano la scia bianca o che non si assorbano e fanno tipo cotoletta unta
perché comunque avendo una pelle mista, col caldo sicuramente mi lucido, lì poi c'è un'umidità che fa paura. Ciao. Poi passiamo ai nostri prodotti linea Tropical Summer. Vi faccio vedere prima i tre che avevo già preso, ma ve li faccio vedere al volo solo perché così vi faccio vedere tutta la linea. Ok? Allora, io avevo preso il Tropical Summer Spray On albicocca e aloe vera. Questo praticamente è uno spray corpo, un'ozione corpo spray, che io adoro gli spray e odio spalmarmi le creme, per cui l'altro giorno mi sono resa conto che uscendo dalla doccia mi sono messa il mio olio anticellulite sempre di Shein, e ho detto ma scusatemi, ma sulle gambe, sulle braccia, sul corpo cosa metto? E non avevo una crema a portata di mano, per cui ho detto quando vado da Lidl se trovo la linea questa qui, mi compro sicuramente qualcosa per il corpo. Ma diciamo, tendo a preferire le lozioni in spray perché secondo me sono più pratiche. E quindi avevo già preso questa l'ultima volta. Ho preso questo che è uno scrub. Questo invece, ho scelto tutte, diciamo, fragranze, tra virgolette, diverse, gusti diversi, in modo da non ripetersi. Erano tutte profumazioni, ovviamente non le ho aperte, quindi non lo so, però mi fa venire in mente l'albicocca, sicuramente qualcosa di buono. Così come il mango, quindi questa mi incuriosisce tantissimo, che è uno scrub corpo, non ve ne sto a parlare perché ve li faccio solo vedere. E poi avevo preso invece lo scrub doccia, anche questo qua utilissimo da tenere in doccia, 200 ml, 250 ml e 150 ml. Questo qui al pineapple, che cavolo è? L'ananas, questo qui. Lo sento molle, quindi mi sa che è una cosa liquida e mi sa che non è così grosso gli scrub. Non lo so, adesso questo qua mi sa che sarà il prossimo che apro. Ora vediamo. Passiamo a quello che invece ho acquistato questa volta. Questa volta ho preso un sacco di roba, prima di tutto perché ne ho trovate di più. Secondo motivo perché c'erano delle offerte e terzo motivo perché ho visto talmente tanti video qui su YouTube di gente che ha comprato questo e quest'altro che veramente ho detto no, ma io voglio tutto. E mi sono pentita di non averle prese la volta scorsa perché poi sentivo le varie ragazze che dicevano non si trovano più le edizioni limitate Shein, quando le trovate prendetele perché sono difficili da trovare. Memore del fatto che non ho trovato nella volta prima e quella dopo il contorno occhio, ho detto prendiamo subito Martina perché se poi dopo non li trovi ti incacchi. E sì. Siccome inizio ad avere mal di gola, ne ho sentito parlare veramente bene da tutti, anche se non sono completamente bio, con inci verde, ma hanno comunque dei buoni inci, sono prodotti che per il prezzo che hanno non bisogna lasciarsi scappare. Complice anche questo packaging fantastico, perché diciamocelo, sono veramente belli da vedersi, uno si fa prendere la mano e ciao passo. Effettivamente ho preso tutto quello che poteva interessarmi, lasciando da parte alcune cose perché sennò veramente impazzivo. Allora, per prima cosa ho voluto prendere questo qui. Questo io l'avevo visto anche la volta prima, ma l'avevo lasciato da parte perché prima di tutto è la cosa che costa di più, perché questo viene 4,99 euro se non sbaglio, vediamo. Burro corpo mango 4,99 euro. Ah, tra l'altro, da un'occhiata prima ai prezzi, piccola parentesi, credo di aver preso un pochettino un'inculata. Deve essere successo qualcosa alla cassa perché secondo me alcuni prezzi che io ho visto scontati cioè come prezzi esposti in cassa non sono passati scontati. Quindi non lo so che problema c'è stato. Non so se c'è stato. Se magari bisogna avere la tessera per avere gli sconti che vedi, se non lo so, ma secondo me non corrispondono perché mi ero fatta un leggero calcolo velocissimo e mi sembrava di dover spendere meno e i ricordi che io ho dei prezzi esposti e quelli che vedo sullo scontrino non mi combaciano. Però ormai l'endacia, quindi fa niente. Calcolate che per tutte queste cose e per altre due o tre cose che ho già tolto, acqua, ravioli e uno spritz e qualche altra roba, ah, e il sapone invece
per la lavatrice, per il bucato, ho speso in totale una quarantina d'euro, 42 euro, che non è poco, però lo lasciamo perdere. Comunque, ho detto, la prima volta non l'ho preso perché a me i burricorpo mi piacciono, ma poi ho paura di non utilizzarli. Quando però l'altro giorno sono arrivata appunto a uscire dalla doccia e trovarmi lì così, che ho detto, ma adesso cosa mi metto? Vorrei una bella crema da spalmarmi sul corpo. E non avevo a disposizione niente a portata di mano, perché in realtà poi sotto nel mio cestino che ho in bagno, che poi vi farò vedere, ho due barattoloni così di crema corpo, non bio, non naturale, però una l'aloe e una invece con i brillantini, vabbè, vi farò vedere. Ma avevo le mani bagnate, tutto quanto, oleose, che mi ero messa l'olio anticellulite e tutto, volevo un qualcosa di super pratico e in quel momento non sapevo cosa utilizzare. Quindi ho preso l'olio di mandorla e ho usato quello e va benissimo, però per cambiare ogni tanto ci sta anche un altro tipo di consistenza. Di questi ho sentito parlare talmente bene, ma talmente bene, mi avete fatto una testa così tutte quante, per fortuna, cioè va bene così, però ne ho sentito davvero parlare talmente, talmente tanto che non potevo non prenderlo. C'era sia al mango che quello che ho scelto io che a... c'era qualcos'altro, non mi ricordo, l'altra profumazione cos'era. Io ho scelto... ah, il cocco. A me il cocco piace, ma il mango lo preferisco sicuramente, per cui ho scelto questa versione. Mi piace molto anche la confezione, c'è cioè il barattolo così è veramente veramente carino, anche poi da riciclare, mi piace molto. Questo ha, non ha PAO, ma a scadenza 2020 sempre, cura idratante intensiva per pelli normali o secche. D'estate va bene un po' per tutti i tipi di... io non ho la pelle secca assolutamente, però pelle normale sì, del corpo la pelle normale. Ogni tanto si secca d'estate, quindi sicuramente è uno di quei prodotti che mi farà molto piacere anche per la profumazione usare d'estate. Adesso devo vedere, devo metterli tutti questi. Comunque, siccome era quello, ero tentata di prenderli tutte e due le due profumazioni che ho visto, poi ho detto no, cavolo, però questo costa 5 euro. È vero che sono 400 ml, però non mi andava di prenderli entrambi, per cui mi sono trattenuta, fortunatamente ne ho preso solo uno. Invece non mi sono trattenuta per quanto riguarda gli spray, perché gli spray, come vi dicevo, è una di quelle cose che come proprio formulazione, non formulazione, come tipo di applicazione mi piacciono. È vero che anche quelli c'è da stare a spalmarli, però secondo me sono molto più rapidi, quindi però gli spray mi piacciono di più proprio come idea, perché comunque già te li vai a spruzzare tu su tutto il corpo e poi devi soltanto velocemente andare a massaggiare, a stendere. Secondo me sono più veloci, di più facile utilizzo, più veloce applicazione. Però c'è chi effettivamente mi dice, ma se è una cagata, secondo me il tempo è lo stesso, il tempo che ti metti una crema, un burro o ti spalmi uno spray è sempre lo stesso. Non è vero secondo me, e comunque dipende anche dal livello di assorbimento del prodotto. Speriamo che questo si assorba facilmente. In ogni caso costava poco, per cui anche se in realtà non ho ancora provato la profumazione alla pesca, no, scusa, pesca era? Sì. Che avevo acquistato in precedenza, ho voluto comunque acquistare anche questi due, che erano gli altri due profumazioni che ci sono. Questi l'ho pagati 1,99 € per 150 ml. Voi immaginatevi una crema da 150 ml, potrebbe essere una cosa così, neanche un... sì, più o meno una confezione di questo tipo potrebbe essere, questo sono 200, ma vabbè, potrebbe costare anche di più di 2 euro. Quindi io mi sono detta, ma sì, dai, in ogni caso va bene, in ogni caso è sempre un qualcosa per il corpo che utilizzerò. Quindi mi sono proprio un po' lasciata prendere la mano perché era proprio la tipologia di prodotto che cercavo ed era un po' che lo cercavo. E quindi non avendo trovato altro in commercio, a parte appunto questo fratellino comprato prima, mi sono decisa e ho detto sì, dai, compriamo anche gli altri due, chi se ne frega. E quindi ho comprato sia quello all'aloe vera che quello al cocco. Cioè, sono tutti con l'aloe vera all'interno. Quello è al... perché ho detto albicocca? Albicocca? Continuo a sbagliare con quel frutto. Albicocca con aloe vera. Questo dice Tropical Paradise con aloe vera, che sarà aloe vera. E questo è cocco con aloe vera. Vi dico cosa dice. Adesso va il trattore,
Sentirete tra un po' che parte. Eccolo. Vabbè. Lozione spray corpo. Profumo al cocco con olio di mandorle e 10% di aloe vera. Per applicare e chiudere e ruotare la testina. Anche questa cosa è una cosa molto comoda perché vedete, non rischiate di dover, come si dice, di schiacciarlo. Se per dire lo mettete in borsa, lo girate e si richiude. Spruzzare uniformemente su tutto il corpo da una distanza di 10 cm e massaggiare brevemente. Brevemente mi fa pensare che sia una cosa che si assorbe velocemente, quindi mi piace. Proverò a applicarlo sia su pelle bagnata che su pelle asciutta e vedremo. Questo sicuramente è il primo che apro perché è quello che mi piace meno il colore. Anzi, mi sa che quello verde. Boh, adesso vediamo, farò a bibò. E vediamo cos'altro dice. L'unica cosa dice che pericolo di scivolamento. Utilizzare con cautela e dopo l'uso eliminare i residui con cura. Perché probabilmente ci sarà dell'olio anche all'interno, per cui magari potrebbe. Per quello dice pericolo di scivolamento. Bah, non so, come tutti gli oli d'altronde, però questo non riesco, non so se è olio o. Ma ascolta, proviamolo, dai, già che siamo in ballo. La scadenza, vediamo. Questa qui, dove cavolo è scritto la scadenza? Dove sta scritto? Non lo trovo. Qua vedete c'è 12 mesi, 12 mesi. Questo mi dice 2020, ma qui io non trovo assolutamente niente. Vabbè, comunque vorrei vedere insieme a voi com'è. Qui è bloccato, si gira verso il. Quindi dovete fare due giri. Vediamo un po'. Sì, è un. Wow, il profumo è buonissimo. Di. Non lo so di cosa. È un mix, secondo me, di profumazioni tropicali, comunque sicuro. E come vedete, cioè come vedete, cerco di rifarvi vedere. È un misto tra qualcosa di bianco lattiginoso, ma appena appena. E qualcosa di oleoso ma appena appena e sicuramente acqua. Cioè c'è la componente acquosa, c'è una componente oleosa e una componente lattiginosa ben mischiate tra di loro. Effettivamente è già asciutto. Sì, sono contenta. Sono contenta, mi piace assai. Bene, sono contentissima di questo. Questo andrò subito a metterlo in bagno poi. Adesso cerchiamo di muoverci perché veramente se no non ce la faccio più. Poi ho preso un altro spray, questo è Self Tanning Spray. Allora, io non ho mai, 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 mai provato uno spray abbronzante, un autoabbronzante, mai nella mia vita, perché mia mamma, che era un po' più fissata con l'abbronzatura, quando ero un po' più giovane, ha utilizzato in passato delle creme autoabbronzanti, quelle che si mettono sul viso. Io vi dirò, non mi hanno mai entusiasmato perché mi dava l'idea di qualcosa di molto finto. In più, se non si mette bene, rischia veramente di diventare una cosa oscena e di fare macchia. Perché mi è capitato di vedere gente che metteva l'autoabbronzante sul viso e poi c'aveva la macchia. Così, del segno sul collo, tipo quando non sai metterti il fondotinta, più o meno l'effetto è lo stesso, solo che con un'abbronzatura è peggio perché ti rimane comunque qualche giorno, non come l'abbronzatura reale, ma comunque un pochettino rimane, insomma, per cui non mi aveva mai entusiasmato. L'idea però di provare uno spray sconfinferava di più perché appunto come avete potuto capire mi piacciono gli spray perché mi danno l'idea di stendersi meglio. Una crema, se sbagliate che ne mettete troppo in un punto piuttosto che in un altro, potete fare dei macelli. Con lo spray secondo me è un po' più facile, per cui ho voluto provare questo visto che costava poco. Non andrei mai a comprare uno spray abbronzante che costa assolutamente, un po' come mi era successo con lo shampoo a secco che non avevo mai provato, quando poi sono stata da DM e ho visto quelli di Balea che costavano così poco, me ne sono innamorata, tra l'altro, però dico, è stata l'occasione per provarlo e da lì veramente non l'ho più lasciato perché è un prodotto salvavita, tra virgolette, salvavita, e si sta parlando di tutte cose futili ovviamente.
Adesso inizio a sentire. No, beh, non è vero. Sentivo, mi sembrava di sentire un po' appiccicato, invece no. Ho preso, e questa mi sono trattenuta anche qua perché le stavo per prendere tutte e due, poi ne ho presa solo una, la maschera gel viso. Allora, era talmente carina e piccina e costava talmente poco che io volevo prenderle tutte e due. E c'era al kiwi e questa qui al mango. Non mi piace, vero, il mango? Ho preso un po' di cose al mango, 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 tutto al mango. È tra tutte quella che mi piace di più. Vabbè. Solo che mi sono accorta guardando l'Inci, e fortunatamente qua ci ho guardato subito a differenza degli altri, e ci ho guardato perché, non so perché ci ho guardato, perché comunque sono 50 ml, quindi era poco prodotto, è un qualcosa che mi va sul viso e quindi ci tengo particolarmente. Vedete, tutti questi prodotti sono prodotti corpo, non sono prodotti viso. E infatti negli ultimi haul, siccome mi sono resa conto di avere tante cose per il viso, e poco per il corpo, ho passato più appunto la palla verso i prodotti corpo, come avete notato e come noterete anche dal prossimo video che girerò, degli acquisti di Tigotà, che sono tanti prodotti corpo, capelli, bagno proprio. Vabbè, ne parleremo poi. Però diciamo che tengo molto di più ai prodotti che mi vanno in faccia rispetto a quelli che mi vanno sul corpo. Sul corpo sono molto più tollerante, sul viso un po' meno. Quindi prima di mettere nel carrello decine di prodotti per il viso che magari non andavano molto bene, sapendo che comunque questa linea non era una linea bio, quindi dovevo starci un pochettino più attenta, sono andata a guardare l'Inci. Ripeto, io non me ne intendo. Però al terzo posto vedo Dimeticone. Quindi questa cosa mi ha un po' frenato. E quindi da due o tre che avevo in mano, me ne sono tenuta solo una. Ho scelto il mango per provarla, e ho accantonato le altre perché ho detto no, provarla sì, però non ci prendiamo gusto. Questa maschera gel mango 1,19 euro. Se fosse stata un prodotto bio, sicuramente le avrei prese tutte quelle che c'erano, perché per 1,19 euro una maschera viso ci sta. Sono 50 ml, quindi non è tantissimo, ma va bene, ci può andare perché comunque se ne usa non tanta. 18 mesi dall'apertura e dice maschera lisciante con vitamina B3, enzimi di papaya ed estratti vivi di mango per una pelle visibilmente più liscia per tutti i tipi di pelle. Uso applicare una o due volte alla settimana, stendere sul viso e attendere 5-10 minuti, quindi asportare residui sciacquando. Dicevo, questa l'ho presa per sfizio per provarla perché mi incuriosiva, però Inci no, perché è veramente dimenticone al terzo posto dell'Inci. Quindi Carlita mi direbbe: no, non dovevi prenderla, però mi incuriosiva. Anche perché in gel, una maschera in gel non ne ho mai provate. Poi ci siamo quasi, tra virgolette. Ho voluto prendere un altro shower scrub, quindi un altro sfogliante scrub corpo da usare sotto la doccia, quindi diciamo il fratellino di questo. E questa volta ho preso la gusto, non so più se chiamarlo gusto o profumazione, watermelon, che credo preferirò rispetto al pineapple, boh, non lo so. Questo ha 12 mesi di PAO. Qua l'Inci, boh, non lo so, non vedo per il momento i primi posti, non vedo nulla di strano. Bah, me lo direte voi, che sicuramente c'è qualcuno di più esperto. Comunque questo è il PAO di questo prodotto. Ed è questo qui. Questo ho pagato poco, non ricordo quanto. Dov'è? Peeling doccia melone 1,79 euro per 200 ml. È comunque un prodotto per lavarsi. Sia che la funzione peeling scrub funzioni o meno, è comunque un prodotto per lavarsi, che anche se non è per forza di cose bio, va bene uguale. Mi piaceva, e quindi anche questo, il fatto che sono in edizione limitata è sempre qualcosa che attira e quindi mi ha portato a prendere praticamente tutto. Sto già pensando dove cavolo li metterò io sti cosi. Mi sa che li devo mettere sulla mensola qua in camera perché in bagno non ci staranno mai. Mai. Poi ho
voluto prendere, ma io dico, sono proprio, vabbè, Tropical Summer Body Lotion, sempre nella profumazione melone, melone, eh? No, anguria, che diavolo dico melone, anguria. Ma allora, scusatemi un attimo, watermelon, e questa era watermelon. Pill doccia melone. Da una parte c'è scritto melone, da un'altra parte c'è scritto anguria. Vabbè, poco importa. Comunque, c'era anche questa qui, che costava 2,19 euro, ma sono 500 ml di prodotto, quindi un bel po'. E scade anche questo nel 2020. 500 ml, quanto era questo? Burro, vediamo, 400. Questo per esempio costa di più in proporzione, ovviamente, anche se è meno. Chissà come mai, boh, non lo so. Anche qui, questa è la prima cosa che ho infilato nel carrello. La cosa brutta è che hanno tutti i prodotti disparati, quindi non hanno tutto assieme. Io ho visto questo e quindi questa è proprio la prima cosa che avevo preso. Quando sono arrivata alla cassa, mi ero dimenticata addirittura di aver messo anche questo nel carrello. Ero lì così, ho detto lo prendo o non lo prendo. Ho detto, ma sì, dai, prendiamolo lo stesso per 2 euro e qualcosa, va bene comunque. Questo credo che lo lascerò a portata di mano in bagno, da utilizzare anche questo come body lotion, così tutto fare, senza infamia e senza lode. Ma sì, va benissimo, il profumo deve essere molto buono, quindi sono curiosa anche questo qua di provarlo. Vediamo un attimo se qua dice qual è l'opzione corpo, all'anguria, tollerabilità cutanea diagnosticamente comprovata, non dice niente di che. Finita, perché poi ho preso gli ultimi due prodottini di questa linea, l'acqua spray. Anche questa non potevo lasciarla lì assolutamente. Questa è un'acqua spray rinfrescante, anche questa senza nessun tipo di proprietà particolari. Tant'è che negli ingredienti c'è acqua e nitrogen, quindi più un inci essenziale, direi. Dice acqua spray pura freschezza. Vabbè. Spruzzare acqua spray sul corpo e sul viso al bisogno, lasciare agire brevemente e lasciare asciugare. Agita bene la bomboletta, agitare bene la bomboletta e tenerla in posizione verticale. Tollerabilità cutanea anche qua testata, vabbè. Non so che tipo di proprietà abbia a parte rinfrescare. Spero ovviamente che non sia solo un'acqua e basta, ma che abbia anche un profumo. Spero, in modo che la possa andare a utilizzare un po' come acqua profumata su tutto il corpo, come già io faccio con altre acque profumate che utilizzo un po' come se fossero sì, delle acque profumate per il corpo, con la differenza che non le metto sul viso, mentre questa si può mettere anche sul viso. È un po' come se fosse il mio amato Fix Plus, ma in versione senza contenuto, diciamo così. Però mi incuriosiva e quindi l'ho voluto provare. C'era ovviamente solo questa variante e il prezzo acqua spray 1,29 euro. Ma sì, dai, proviamo. Anche questo sono 150 ml. Mi dispiace un po' che tutti questi prodotti sono talmente grandi che non mi potrò portare praticamente nulla in vacanza, che sono magari quelle occasioni dove più spesso si usano questi prodotti. Fa niente, li utilizzerò quando sono a casa, qua nel mio giardino, mi metterò lì a prendere il sole e mi spruzzerò quest'acqua. E per finire, ultimo prodottino, giusto perché volevo provare qualcosa anche per i piedi, ma non sono una patita dei piedi né delle mani, quindi non ho preso, come vi dicevo, niente per le mani, ma non ho particolari problemi se prodotti neanche per i piedi, ma così, tra tutti quelli che c'erano, ho scelto ancora uno spray, questa volta appunto per i piedi. C'erano delle creme, c'era il peeling, c'erano diverse cose, ma avevo paura poi di non utilizzarli, non era un qualcosa che mi attirava, per cui ho optato giusto per provarlo per questo, che è uno spray idratante, quindi già dici non mi piace stare a mettermi, incremarmi i piedi, però appunto con uno spray magari al volo volo, tac tac, si spruzza e via. Quindi questo già un pochettino di più mi incuriosiva.
Cosa dice? Effetto seta, mantiene i piedi asciutti e svolge un'efficace azione antisfregamento nella scarpa. Vabbè, vedremo, vi saprò dire. Qua non dà indicazioni sul profumo, e questo veniva 1,49 euro. Quindi dai, si poteva provare, no? Ok, poi. E questo è tutto per quanto riguarda la linea in edizione limitata Summer Edition. Io praticamente ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 prodotti di questa linea, quindi comunque un bel po'. Poi ho voluto provare anche invece quest'altra linea, sempre presente da Lidl e sempre, anzi in questo caso bio, quindi un pochettino più buona, diciamo. Ed è la, aspettate che tiro sulle cose, è la pH Bio. Io non l'avevo mai sentita e non l'avevo mai vista altrove perché è venduta soltanto qui, ma sempre guardando un sacco di video relativi agli acquisti Lidl, recensioni prodotti bio e quant'altro, è un brand che mi è ritornato più volte all'orecchio. Al che mi ha incuriosito e quando sono arrivata lì e ho visto che c'erano pure dei prodotti in promozione, mi sono lasciata tentare. Vi dirò che appunto in realtà io credo che ci sia stato un errore perché mi sembra che i prezzi non siano stati scontati. Però vabbè, adesso vi dico. I primi due prodotti che ho visto che erano scontati, calcolate che lo stand era devastato, quindi non c'era più niente, c'era una crema mani, questi balsami e basta praticamente. Ah sì, e il bagno doccia, ma c'era il cartellone, diciamo, c'era l'immagine con tutti i vari prodotti, quindi c'erano altre cose in più che però non c'erano proprio. Era rimasta una sola crema mani all'aloe, ma come dicevo non mi interessa la crema mani, in più aveva anche un prezzo di quasi 3 euro, quindi no, l'ho lasciata lì. E mi sono invece buttata su questi, di cui ho sentito ottime, ottime, ottime recensioni. Questi sono due balsami. pH Bio è un prodotto italiano, è un prodotto vegan ok, dermatologicamente testato e bio eco certificato IAB. Io non sono un'esperta di tutte le varie certificazioni del caso, ma questo ha questo tipo di certificazione. C'è la certificazione CEA, c'è la certificazione Sticazzi, c'è la certificazione Baobao, cioè insomma. Ognuno ha la sua certificazione, sicuramente quella più, secondo me, su cui si fa più affidamento è quella ICEA, però non è detto, ecco, in questo caso hanno questo tipo di certificazione che però va benissimo, è un prodotto comunque biologico certificato. Dice privo di parabeni, paraffine, oli minerali, cocamide DEA, PEGs, LES, eccetera, eccetera, con estratti vegetali 100% bio. Li ho presi entrambi perché uno era per capelli colorati e sensibili e l'altro è per capelli grassi e forfora. Io non ho la forfora, però alla cute ho i capelli grassi che mi si sporcano molto facilmente, mentre le lunghezze ovviamente sono secche perché dopo aver fatto la deco ovviamente si sono sfibrati, rovinati, quindi sono molto secchi. Quindi sto usando prevalentemente in questo periodo prodotti che vadano a idratare perché devo ridare vita, devo ridare forza a questi capelli sfibrati e rovinati. Ma nel complesso, se togliamo questo fattore che è dato dai trattamenti, il mio capello è piuttosto grasso. Quindi comunque un capello che ha bisogno anche di frequenti lavaggi perché sennò sembra subito sporco. Poi va un po' a stagione, va un po' a periodo. Però sicuramente questi due sono due tipologie di balsami che vanno benissimo per i miei capelli, considerando che hanno ho doppi bisogni, diciamo così. Ovviamente non li utilizzerò assieme, userò prima uno poi l'altro, però saranno un qualcosa in più per il mio capello. Quindi uno appunto è camomilla e aloe vera, che è quello per capelli sensibili e colorati, ed è questo qui, e l'altro è quello al timo. Questi li ho pagati dal sconteino 2,79 euro. Io mi ricordo che costavano meno, quindi mi viene questo atroce dubbio, però insomma, vabbè, ormai è andata così, non torno solito indietro a dirglielo. Queste sono 6 mesi come PAO, però ci sta perché comunque un balsamo una volta che lo aprite
bene o male lo si utilizza. Quantità sono 250 ml. Poi ho voluto prendere anche lo shampoo, ma ne ho preso solo uno, perché comunque io tendo più a dare importanza a quello che rimane, diciamo, ad agire sul capello piuttosto che quello che poi si sciacqua e va via. Quindi questo discorso l'avevo fatto anche per quanto riguarda i prodotti per il viso. Tendo a voler spendere un pochettino di più per quanto riguarda magari una crema. Rieccomi, sono tornata, forse c'è una luce leggermente diversa, ma avevo già praticamente riempito la videocamera. È impressionante quanto duri poco proprio la batteria, la memoria, vabbè. Stavo dicendo, un po' come per quanto riguarda il viso, io ho molta più attenzione e cura, e sono disposta, diciamo, a spendere un pelo di più per quei prodotti che mi rimangono e che vanno quindi ad agire sulla mia pelle o, nel caso dei prodotti di cui stiamo parlando, sui capelli. Quindi diciamo che ho più attenzione per il balsamo, perché noto un'effettiva differenza tra un balsamo buono e uno non buono, uno che me li districa, uno che non me li districa. E quindi preferisco puntare sui balsami piuttosto che sugli shampoo. Anche se forse di shampoo se ne usa un po' di più, se ne consuma un po' di più, perché per esempio Nicola il balsamo lo usa una volta sì, una no, cioè a volte non lo usa, mentre ovviamente lo shampoo lo usiamo entrambi sempre. Però per questa volta ho preso solo uno shampoo, e ho preso lo shampoo della stessa linea del balsamo, quello alla camomilla e aloe vera, sempre per capelli colorati e sensibili. Quindi eccolo qua. Così ho l'intera linea e li provo in combo, quindi li proverò. A me piace, se ho sia lo shampoo che il balsamo, mi piace provarli assieme e quindi è quello che farò. Per finire, ultimissimo prodotto, poi per oggi proprio chiudo, è il bagno doccia sempre di pH bio alla camomilla, 100% bio con estratti vegetali. Privo di parabeni, paraffini, oli minerali, PEG, SLES, eccetera, eccetera, sempre appunto di pH bio, quindi solita certificazione di cui parlavo prima e di cui io non so nulla. Ho sentito ottime, ottime recensioni su questo prodotto. Il formato è un formato famiglia, quindi molto conveniente perché sono 500 ml. E il prezzo è molto economico perché l'ho pagato. Dov'è? 2,99 euro. Stiamo parlando comunque di un prodotto certificato bio, quindi è comunque low cost. Cioè, allora, per me low cost è proprio sotto i 5 euro. Low cost per me è 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro. Sotto i 5 euro per me low cost, ma per qualsiasi prodotto, dai 5 euro in su. Già siamo, poi dipende dalle categorie, ma stiamo parlando di prodotti che generalmente anche quelli, cioè ce ne sono tanti in commercio che costano poco, anche non bio, appunto, anche non buoni, però sono prodotti che troviamo un po' di tutti i tipi e di tutti i prezzi. Ci sono magari bagno doccia che costano anche 10 euro per dire, ma ci sono quelli magari che, come abbiamo visto quello al mango che vi mostravo prima, che costa 79 centesimi. Perché questo abisso? Ovviamente dipende dagli ingredienti che hanno. Per un prodotto bio, secondo me, sui 3 euro va bene. Anche per un formato da, come si dice, da 500 ml, che è molto molto grande comunque, quindi insomma è un bel formato. Per me, ripeto, sotto 5 euro parliamo di low cost, sopra 5 euro parliamo già di medio costo. Io per medio costo arrivo fino massimo massimo ai 15-20 euro e per prodotti, però per il viso, quindi per le creme. Low cost, per farvi un'idea di quello che io intendo low cost per crema, ve lo dico perché così capite anche il genere di video che potete vedere sul mio canale, quello che vi posso vedere, i prodotti che vi posso mostrare. Per esempio, ho comprato la crema di Delidea,
a quanto costava un'offerta a 5 euro qualcosa anziché 8. Ho visto tanti prodotti dell'IDEA che è sicuramente un marchio buono, però secondo me sono un po' costosi, nel senso che comunque anche il contorno occhi, per dire, se avessi trovato quello della Cien, 1,99 euro è ovviamente un low cost. Se andiamo già sui 7-8 euro, non è più un contorno occhi super low cost. Capite? Non vuol dire che non che costi troppo, chiariamo, non vuol dire che costi tanto. Ha sicuramente un prezzo che va bene, però devo dare un peso alle cose. E quindi, se devo classificare low cost un prodotto, non classifico low cost un prodotto contorno occhi, prendo la categoria che mi costa 8 euro, ma lo classifico low cost uno che mi costa 2 euro, come quello di Cien, come può essere quello di Alverde, come può essere quello di Balea, tutti low cost, quelli che vi ho citato, mentre magari un dell'IDEA, un Lavera, non lo so, adesso non mi viene in mente perché io sto più sul low cost, però hanno un costo che va bene, è comunque basso, ma è più verso il medio, ok? Per farci un'idea. E quindi secondo me ci sta tutto. E nulla, insomma, quindi di questo dicevo, ho sentito ottime, ottime recensioni, quindi sono curiosa di provarlo. Ho una bella scorta di prodotti che adesso veramente non so più dove mettere. Cioè, la mia mensola là è piena di prodotti, veramente. Siamo in una vetrina, cioè chi entra in camera, in questa camera, credo che rimanga così, perché dice, ma sei matta? Sei un'accumulatrice compulsiva? Potrebbe anche essere, ma so che non sono l'unica, so che non sono sola e quindi niente, insomma, volevo condividere con voi i miei acquisti di oggi per quanto riguarda appunto tutti i prodotti della collezione in edizione limitata Tropical Summer di Lidl, di Cien, che si trova appunto da Lidl, e questi nuovi prodottini che io in particolare provo per la prima volta di pH Bio, ma di cui ho sentito parlare molto bene, quindi sono molto curiosa di provare anche loro. Shampoo, balsamo e il bagno doccia. Il packaging mi piace molto, essenziale, pulito, elegante, cioè elegante, ci sta, secondo me, mi piace. Ecco, non vi dico che io sono un pochettino fissata anche col packaging, quindi difficilmente compro una cosa che ha un packaging che non mi piace, diciamo così, mentre può succedere il contrario, quindi che compro una cosa che magari non sono certa sia buona se ha un buon packaging. Quindi vabbè. E niente, per oggi questo è tutto e io vi mando un bacio e vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!